Cinzia, in che modo il Milan Approach influisce sulla tua pratica clinica e nello specifico nella terapia di gruppo? E come veicoli questo ai tuoi allievi? Innanzitutto devo dire che il Milan Approach mi è stato insegnato da Bosco e Cecchin. Dobbiamo fare una premessa: loro sono nati come psicanalisti e si sono evoluti, diciamo, evoluti in sistemici familiari. Io sono nata da loro, quindi direttamente sistemica, e non ho solo imparato il Milan Approach, ma posso dire di averlo vissuto attraverso la relazione con loro, essendogli stata a fianco nella clinica e nella formazione. Ritengo che il Milan Approach non sia soltanto una tecnica di intervento, ma è un modello, un approccio alla vita. Io credo, che abbia creato benessere in chi, in qualità di cliente, ma comunque anche incontrandolo nella propria attività, lo abbia saputo applicare, nei diversi contesti. Per questo nel lavoro clinico e di formazione l'attenzione non è rivolta solo ad insegnare l'approccio, bensì a farlo esperire con l'obiettivo di permettere a chi lo incontra di renderlo proprio. La curiosità, la conoscenza dei propri pregiudizi e non giudizio in esso contenuti sono da intendersi quali premesse nell'attività clinica e di formazione, ma anche nel tempo possono diventare un modo di pensare. Riprendo la riflessione sulla mia pratica clinica con i gruppi e più in generale nella terapia e posso dire che sicuramente è presente un'attenzione particolare alla complessità attraverso il non giudizio e la curiosità nell'accezione cecchiniana, ma anche un continuo processo di ipotizzazione sul sistema complesso, ossia sul sistema in essere, sia esso famiglia o gruppo, non ha importanza, mettendo in evidenza l'intreccio di relazioni senza trascurare mai l'ipotizzazione su ogni singola parte del sistema, cioè relativa ad ogni partecipante in base alla sua specifica storia e nelle sue relazioni, utilizzando quello che Moren definisce una posizione oscillante, ossia dalla parte al tutto, dal tutto alla parte, passando da una visione complessiva sul gruppo a una visione individuale sui singoli partecipanti e viceversa. Quello che vedo è che in alcuni momenti può essere necessario perturbare i sistemi affinché questi possano trovare nuove soluzioni. A volte sono i singoli partecipanti che si ridefiniscono in base agli stimoli proposti, altre volte tale ridefinizione avviene oltre che per i singoli, nel gruppo nel suo insieme. Possiamo dire, volendo, usando un pensiero bezzoniano, che ognuno può, una volta perturbato il sistema, cercare dentro di sé differenze che facciano una differenza. Cioè differenze nel modo di agire che possano fare una differenza per se stesso e per il proprio operato, nel modo di pensare e di fare, e che quindi possano portare una differenza nelle relazioni con gli altri, un cambiamento in questo senso. Nella terapia sistemica di gruppo teniamo conto che la genesi del rapporto con i propri bisogni si interseca profondamente con la genesi di quell'insieme di autonarrazioni che chiamiamo identità. L'esperienza dell'incontro con altre persone che condividono problemi simili consente a ognuno di uscire dalla propria fatica e autonarrazione ridondante e gli permette di rinarrarsi trovando nuove soluzioni per la propria storia. È importante dare quindi alle persone la possibilità di ampliare il numero di scelte possibili seguendo quello che è l'imperativo etico di von Foss. Nel lavoro che viene svolto è comunque sempre importante capire il contesto nel quale ci si sta muovendo e sicuramente se adattiamo questi pensieri al periodo, al momento storico che stiamo vivendo, siamo di fronte a dei cambiamenti epocali e come ogni gruppo che gestisco, di fronte a grandi perturbazioni è necessario trovare nuovi adattamenti, nuove narrazioni, che possano portare a soluzioni adattabili alle significative trasformazioni in atto.
A questo punto mi sembra importante poterci porre una domanda, che è: quali connessioni manterremo tra passato, presente e futuro per non perdere la nostra identità? E penso che il nostro passato sia sicuramente una base solida che fa da stimolo per la nostra crescita senza farci perdere la nostra identità. Dico questo perché Bosco e Cecchin sono sicuramente stati degli ottimi padri e, come ogni genitore, l'importante è veder crescere i propri figli. Noi siamo i loro figli, quindi i figli del Milan Approach, e stiamo introducendo cambiamenti in linea con i tempi e in connessione con il passato. Ripensando alla terapia di gruppo, posso dire che così come un figlio si vive in relazione ai propri genitori, sperimentando la dipendenza per poi poter sviluppare la propria identità e autonomia, l'individuo, quando vive la relazione con il gruppo, sperimenta una sorta di dipendenza in cui, citando nuovamente Bateson, sente che l'importanza vitale è saper distinguere con precisione il genere di messaggio che gli viene comunicato, di modo da poter rispondere in modo appropriato. Questo gli permetterà poi quindi di diventare autonomo. Anche durante la formazione succede tutto quanto. Dapprima gli allievi possiamo dire che sviluppano una sorta di dipendenza e cercano di cogliere ogni sfumatura in ciò che gli si propone, sviluppando man mano una loro identità sistemica e dunque arrivano a poter tracciare la propria strada. Come didatta, in alcuni momenti mi sento proprio al pari di un genitore. Ma, come dicevo all'inizio, non voglio insegnare il Milan Approach, ma voglio farlo vivere e sperimentare, con l'obiettivo che per ognuno possa, con l'obiettivo che ognuno possa farlo proprio. Concludo ricordando che ritengo che il Milan Approach non sia una tecnica di intervento, ma un modello generativo di nuove teorie. È cioè un approccio non dogmatico e in quanto tale consente di adattarsi a quello che si sta, a quello che sta accadendo anche oggi, ad esempio, nella nostra società. È in questo senso quindi un approccio alla vita.